se non vai a strascicare perché la parete è a 90 gradi, o ce ne andiamo per 270 e vediamo cosa c'è, o ce ne saliamo per 300. Però quelli lì ci stanno sicuramente, quel posto. Questo è un canalone. Noi facciamo questo lavoro perché ci appassiona e esplorare il mare ci fa sentire come dei piccoli esploratori alla ricerca di cose sconosciute e il mare ci regala tante meraviglie. Il mare è sempre purtroppo stato utilizzato nei secoli come un posto dove poter nascondere e quindi spesso tanti rifiuti sono stati gettati là anche inconsapevolmente. La disponibilità di strumentazioni d'avanguardia, comunque innovative, ha permesso però di realmente quantificare l'entità del problema. Con questi robot che arrivano a grandi profondità, e quello che ci ha stupito in questi anni purtroppo in maniera negativa è proprio osservare la quantità e la frequenza con cui noi troviamo rifiuti che possono essere bottiglie, lattine o reti e lenze perse. Ogni anno in media circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti finiscono nei nostri mari e negli oceani. La plastica è di gran lunga il materiale più diffuso nell'ambiente marino. Le quantità riversate in mare dal secolo scorso sono enormi. Sappiamo che il Mediterraneo è una delle aree più impattate al mondo dal tema del marine litter. Il marine litter proviene fondamentalmente da attività a terra, ma per una certa percentuale, intorno al 20-30%, proviene dalle attività legate allo sfruttamento dell'ambiente marino. Una di queste è il settore appunto della pesca. Una delle aree, diciamo, nei comparti ambientali più ampiamente impattata, anche se le evidenze fino a questo momento sono sicuramente inferiori, sono i fondali. Abbiamo lavorato principalmente in Italia, più o meno lungo tutte le coste italiane e non c'è regione dove questo problema non ci sia. La plastica, originata dalle attività sulla terraferma, costituisce fino all'80% dei rifiuti marini. Ma anche le attività svolte in mare hanno un grande impatto.
gli attrezzi da pesca persi accidentalmente o abbandonati, ad esempio, possono danneggiare e persino continuare per lungo tempo a catturare pesci e altri animali, come tartarughe, mammiferi marini, invertebrati. È l'ormai noto problema delle reti fantasma. Però reti fantasma, sai che ce n'è? Quanti ce n'è? A tonnellate, perché voi andate sui 20 metri, ma se vai sugli 80-90 metri, ce ne saranno centinaia di quintali di queste reti qua, che si spezza il palagno, non li prendono più, e sono quelli lì, è una pesca a vita, perché pescheranno sempre. Tutti i pescatori hanno l'abitudine di abbandonare le reti nel caso in cui ci siano delle problematiche dovute a condizioni meteo marine avverse che si sono precipitate in ambiente marino da un momento all'altro, quindi permettere in salvataggio sia l'imbarcazione ma sia l'attrezzatura. Nel caso in cui invece lo abbandonano volontariamente è perché si parla del concetto di frode, del concetto di pesca abusiva in aree magari dove non è consentita l'attività. Qualche volta si capita di strappare la rete, magari qualche scoglio, e cerchiamo anche di recuperarla, fra l'altro. Ci passiamo magari con un altro ancorotto, se riusciamo a recuperarla, però quasi sempre riusciamo. Quando proprio non ci riusciamo, si lascia, insomma. Tutto te questa triglia a me subitraccio. I pericoli che affrontano le tartarughe marine nei nostri mari, in particolare la cretta creta, che è la specie più comune che recuperiamo, è dovuta sicuramente alla pesca. La collaborazione dei pescatori è importantissima proprio perché questi esemplari che vengono feriti accidentalmente, che rimangono intrappolati accidentalmente nelle reti, vengono segnalati proprio dai pescatori. Possono purtroppo anche rimanere intrappolati in quelle attrezzature da pesca che rimangono abbandonate. Quindi una percentuale di caretta a caretta purtroppo viene trovata in stato di galleggiamento, solitamente con fili di lenze, cime, comunque attrezzature abbandonate a volte intorno alle parti molli del corpo, solitamente collo e arti. Questo può comportare, in seguito a strozzamento prolungato appunto con queste lenze, le amputazioni o comunque ferite a livello proprio della muscolatura. La presenza di attrezzi da pesca e altri rifiuti può danneggiare per abrasione organismi marini sessili, come spugne, gorgonie e coralli, che svolgono un importante ruolo ecologico. La presenza di rifiuti crea un danno spesso meccanico a molte specie, soprattutto quelle che sono di forme arborescenti, massive, che quindi spesso possono spezzarsi, rimanere intrappolate, coperte, quindi questo limita tutta una serie di processi vitali di questi organismi, e se la presenza dei rifiuti è importante, ovviamente può portare a una degradazione dell'habitat. Alcuni animali possono inoltre ingerire la plastica sotto forma di microplastiche, frammenti della dimensione del plancton, oppure possono scambiare i rifiuti in plastica per cibo. Così la plastica, oltre a danneggiare gli animali, entra nella catena alimentare, con conseguenze ancora non del tutto note. I cetacei del Mediterraneo, di delfini, balene, sono sottoposti a un insieme di stress multipli, quali per esempio il traffico marittimo, le collisioni, il rumore e non ultimo l'inquinamento. L'inquinamento sia da prodotti chimici, quindi da inquinanti di vecchia e di nuova generazione, contaminanti organoclorati, farmaci, PFAS e così via, ma negli ultimi anni anche dal tema dei rifiuti marini, in particolare plastica e microplastica. Proprio negli ultimi anni le ricerche hanno evidenziato che come questi grandi mammiferi, che hanno una vita molto lunga,
che si cibano a diversi livelli della catena alimentare possono avere diversi effetti, perché ingeriscono pezzetti di plastica, comprese le microplastiche, che possono, una volta all'interno del loro corpo, rilasciare anche dei contaminanti come i plasticizzanti, i contaminanti assorbiti sulla superficie di queste particelle, che poi portano a effetti tossicologici. Per affrontare il problema della presenza dei rifiuti in mare, il coinvolgimento dei pescatori è di fondamentale importanza. Per questo, negli ultimi anni, sono stati già realizzati diversi progetti di Fishing for Litter. Fishing for Litter è un termine che usiamo anche qua in Italia, è un termine ovviamente in inglese, e usiamo il termine inglese perché nasce all'inizio degli anni 2000 in Nord Europa. In Italia invece è un qualcosa di decisamente più recente. Diciamo che probabilmente il primo progetto di Fishing for Litter in Italia è stato proprio realizzato da ISPRA presso la marineria di Chioggia una decina d'anni fa, nel 2012. Lo definiscono un'idea semplice, però un'idea così semplice che è difficile da realizzare, incredibilmente. Ed è semplicemente dare la possibilità ai pescatori di portare a terra rifiuti che pescano accidentalmente durante le loro normali attività di pesca e smaltirli a terra gratuitamente, quindi trovare a terra delle strutture dove poter depositare questi rifiuti gratuitamente e in maniera comoda anche, ovviamente. Durante le battute di pesca che facciamo noi con i tramagli ci può capitare, anzi ci capita sovente, di prendere dalla plastica a livello di bottiglie di plastica già accartocciate, diciamo ricoperte da, perché dopo un certo periodo scendono a fondo questa plastica, oppure anche pezzi di cima galleggiante che si trovano in navigazione, quelli li recuperiamo. Poi ci sono anche delle zone che sono più di altre, dove si concentra perché la corrente le fa accumulare, e quindi nel fondo capita quando si magari fa un po' di maestrale, un po' di cose, cioè smuove e le prendi con le reti, è più facile prenderle. Lo strascico naturalmente ne prende molto di più perché è raschiando sul fondo. Dal 2021 i rifiuti recuperati volontariamente o accidentalmente in mare non sono più considerati rifiuti speciali. E a distanza di 10 anni l'ISPRA è ancora al fianco dei pescatori con un nuovo progetto, Morinet. Il progetto Morinet, come dall'acronimo, si occupa appunto di monitoraggio, recupero e riciclo di attrezzi da pesca abbandonati. Quindi si sviluppa in diverse azioni che prevedono appunto campagne con navi oceanografiche, con strumentazioni quali ROV, proprio per andare a individuare i siti dove sono presenti rifiuti, reti o altri attrezzi da pesca abbandonati. Il recupero tramite subacquei col supporto dei pescherecci e poi quello che è il smaltimento o avvio al riciclo dei rifiuti che possono essere eventualmente riciclati. Quindi è un progetto che genera un circolo virtuoso dove il pescatore recupera, come dire, il rifiuto che spesso è un attrezzo da pesca, è una lenza, è una nassa, è una rete. Quindi, come dire, anche il lato etico, secondo me, è estremamente presente in questo progetto e produrrà un impatto quantomeno locale in questa comunità appunto di persone che vive il mare in tutti i modi, dal turismo alla pesca alla balneazione. No, giusto, trovane uno, come dire, non ti confondo. Questo. Ok? Questo. 2, 9, 8, 9, 9, 8, 9. Le esperienze di ricerca
imprenditore del mare funzionano, però se non sono in qualche maniera legate a un terzo punto, che è quello dell'amministrazione, probabilmente perdono molto della loro efficacia potenziale. Cioè non solamente il discorso che attraverso una collaborazione col pescatore lui capisce che comunque la sua opera di pulizia del mare è un'opera che viene apprezzata, effettivamente è un qualcosa che ha un valore. Ma serve anche che ci sia poi intorno un mondo che fa sì che venga prelevato questo rifiuto e che poi questi rifiuti vengano avviati a un processo di smaltimento. Tutte le volte che si dà il via a un'attività di collaborazione con i pescatori, credo che riuscire a chiudere il cerchio e a far vedere che gli sforzi che stanno facendo non sono vani sia essenziale, e sia essenziale chiuderlo in un tempo ben definito. Perché se no questa esperienza andrà a finire in una lunga esperienza di collaborazioni che però poi dopo non hanno dato i risultati sperati e che non fanno altro che alimentare, diciamo, un po' una catena di quasi disillusione. Per questo il progetto Morinet ha incluso nel partenariato Polieco, consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, per garantire ai pescatori la possibilità di depositare a terra i rifiuti pescati in mare. Allora, le attrezzature che sono posizionate nel porto di Porto Torre sono di nostra proprietà, vengono utilizzate da tutti i pescatori al rientro dalle battute di pesca per poter gettare al loro interno tutti i rifiuti che vengono raccolti appunto con le reti. All'interno appunto di questo cassone, che è un cassone scarrabile, una capienza di circa 30 metri cubi, poi con i nostri mezzi noi andiamo al porto, scarichiamo qui da noi in piattaforma e poi i ragazzi manualmente operano la cernita. E quindi tutto quello che è polietilene va chiaramente messo da parte, quindi prevalentemente reti e tutte le altre tipologie in polietilene. E poi si fa una selezione sui vari polimeri della plastica, quindi ci può essere... Una cosa che viene fuori sono anche tanti pneumatici, perché sono utilizzati magari dalle imbarcazioni come parabordo e cose del genere. Si separano ovviamente una volta qui in piattaforma e poi vengono tipologia per tipologia destinate alle varie catene del riciclo. Il problema ovviamente è che non tutti i rifiuti che vengono dal mare poi sono idonei a delle forme di riciclo, proprio perché molti stanno a mare da tanto tempo e questo ha determinato che diversi organismi poi crescano sopra. E per esempio qui abbiamo un esempio di una rete che è fatta di materiale di nylon, che però ovviamente è completamente incrostata, quindi a un certo punto è difficile che possa essere riutilizzata. Pensavamo e speravamo che i materiali fossero un po' più appetibili per il mercato del riciclo. Invece probabilmente il tanto tempo passato nei fondali marini inficia la qualità del materiale, e tanto materiale che potrebbe venire riciclato non ha più le caratteristiche tecniche per poter essere riciclato nella maniera giusta, e obbligatoriamente a quel punto va mandato a smaltimento. In ogni caso, la rimozione degli attrezzi da pesca persi è necessaria perché a lungo andare possono danneggiare drasticamente i nostri mari. Nel Golfo dell'Asinara e a Villa Simius sono state eseguite le operazioni di recupero di alcune attrezzature perdute. Thank you.
I punti su cui abbiamo operato l'attività di rimozione delle reti sono dei punti a noi noti, avendo una base solida di dati scientifici derivanti dalle attività di monitoraggio e di studio, dalla mappatura dei fondali con side scan e multibeam, dove appunto sono emersi degli agglomerati di reti. Sembrerebbero cime grosse, cime cimoni più grossi di questo piccolo groviglio. E poi da qui, sia a destra che a sinistra, sì. Questi sono dei galleggianti. Voi all'aranciate hai tre fiocchi che escono. L'arma dei carabinieri con i diversi nuclei della specialità subacquea danno un supporto tecnico appunto nella rimozione degli attrezzi da pesca, che siano nasse o reti, come nel caso di oggi. Nel Golfo dell'Asinara è stato realizzato un intervento su un attrezzo molto grande. L'opportunità di rimuovere le reti è valutata di volta in volta dagli esperti, perché in alcune circostanze l'operazione potrebbe essere dannosa per gli habitat. La rimozione di un attrezzo è eseguita con la massima cura, in base a un protocollo, per ridurre al minimo il danno agli organismi. Andiamo, ci immergiamo, cerchiamo di disincagliare questi oggetti dal fondale per poi portarli in superficie attraverso dei palloni di sollevamento. La seconda fase è quella del recupero, quindi con l'appoggio, con l'ausilio di alcuni pescherecci, riusciamo a riportare in porto questi rifiuti per poi essere smaltiti come la legge prevede. Quella di oggi è una rete a strascico che è di notevoli dimensioni e difficile da gestire, anche con due o tre operatori. E quindi le difficoltà sono sempre dietro l'angolo. Le difficoltà maggiori sono quelle sicuramente della profondità, che ci danno un'autonomia di lavoro molto, molto limitata. La profondità, il tempo, poi ci possono essere le condizioni atmosferiche come mare mosso, ci può essere il freddo e poi anche le dimensioni delle reti. Grazie al progetto Morinet è emersa l'importanza di una sinergica collaborazione tra amministrazioni e pescatori, poiché rientra nell'interesse di tutti recuperare gli attrezzi da pesca persi, e farlo in tempi brevi apporta un duplice vantaggio. Gli attrezzi, se danneggiati ma non degradati dal tempo, possono essere eventualmente riciclati, mentre quelli in buono stato possono essere riutilizzati dai pescatori che ne hanno segnalato la perdita accidentale. Ad esempio, ci è capitato di recuperare uno strascio che era stato perso e, essendo questo in buone condizioni, effettivamente è stato restituito al proprietario della rete. Questo progetto vuole essere comunque un progetto pilota anche per sensibilizzare su questo tema, soprattutto i pescatori, che ne traggono loro stessi un vantaggio nel momento in cui le reti o qualsiasi altro tipo di rifiuto viene recuperato e può essere più facilmente smaltito a terra. Quindi questo progetto vuole mostrare, insegnare in qualche modo, diffondere questa pratica di collaborazione tra le varie parti, diciamo, della realtà che insistono sul mare, perché è un progetto che riesce a declinarsi su più assi e che produce ovviamente conoscenza e soprattutto consapevolezza. La Sardegna, tra le aree di studio, conferma quantità di rifiuti marini di gran lunga inferiori rispetto ad altre regioni italiane. Tuttavia, nessun luogo è ormai incontaminato.
anche grazie alle tecnologie, l'attenzione sul problema dei rifiuti in mare è aumentata notevolmente, ma non basta. È necessario intervenire con azioni di tutela per evitare che questi meravigliosi ambienti siano irreparabilmente distrutti.